campo ci prendi! Partite, il cavallo dei Dogs Italia 2024. Dove all'inizio si guardano un po' in faccia con Nikkei che va subito a prendere l'iniziativa affiancata da prima da Sanne Versetti, in mezzo alle quali si mette Ketame, poi punta lancia nei confronti ancora per via interna di Kaglia Almassora, in mezzo a questa ha preso posto Isfan, la favorita seguita dalla compagna Saman, poi ancora per via interna si mantiene Duras a chiudere il gruppo Griselebre, ultima posizione per Tomiko. Nikkei che va davanti senza troppi gigioneggiamenti, ha preso qualche lunghezza di margine sulla coppia formata da Ketame in seconda in giubba gialla con le maniche nere, al suo fianco Sanne Versetti, giubba bordeaux con la stella bianca, al quarto Kaglia Almassora con la giubba verde, le maniche e il cap nere, poi Sfand, la grande attesa, giubba verde, maniche e cap rosa, che ha all'interno in blu e rosso Duras, a suo fianco invece punta lancia, la grigia nei confronti dell'altra grigia, Griselebre, che ha scavalcato Samam, che lascia in coda Tomiko, in giubba rossa con la stella gialla, Sfand è penultima e in curva si è presa anche una bella cavallata, ma sono cose che capitano, comunque questo le è costato un paio di posizioni, il tutto mentre Nikkei è sempre in vantaggio con Sanne Versetti che è secondo al fianco, Ketome che è terza lì a Guattara, Kaglia Almassora che si mantiene sempre a ridosso con punta lancia e Griselebre, poi ancora Duras a chiudere Saman insieme alla stessa Isfahan che è penultima in questo momento, cavalli in quest'ordine quando si va a affrontare la retta d'arrivo agli 800 metri della verità con Nikkei che è sempre in vantaggio su Sanne Versetti che adesso va all'attacco, Ketame in terza, Kaglia Almassora, poi Griselebre di dentro, si butta dura, si sfanda che adesso comincia la sua progressione con Nikkei che è davanti su Sanne Versetti che adesso l'attacca, Ketame in terza, Kaglia Almassora che prova a resistere, sfanda che fatica a intervenire all'interno Duras, poi ancora Griselebre che prova a intervenire, 400 scarsi, è sempre Nikkei in vantaggio su Sanne Versetti, poi Duras, Ketame, Kaglia Almassora, Tomiko da dietro, sfanda Griselebre, facciamo ormai l'ultimo farlong con Sanne Versetti che va all'attacco di Nikkei, all'esterno Tomiko che si sta ingambando tutte battute le straniere con Sanne Versetti che è davanti, Tomiko che scatta al largo, la zampata di Tomiko su Sanne Versetti che si difende, Tomiko il gattone silvestro che vince le Ox battendo Sanne Versetti e Nikkei a fare il terzo colpaccio di Tomiko che vince la corsa della vita, la full step in descent. Silvestre De Sousa in sella per il signor Ginobbi ai colori, il signor Aragoni al training. Nessuno, forse in tre, anzi in due, Ginobbi e Paolo Aragoni che esatto. Fanno un altro colpaccio. Beh, in autunno con la GT nell'Ida Tesio e questa volta con Tomiko da Maiden, eccolo qua, eccolo qui dietro, qua, dietro c'è di l'esultanza noi. Paolo Aragoni, esatto. Luigi Ginobbi, Marco Bozzi sono lì abbracciati, veramente complimenti, davvero una vittoria inaspettata, pazzesco la che arrivo, la favorita Isfand non ha dato le aspettative, non ha così, sì, non ha fatto prestazione, no, esatto. Non ha fatto prestazione, è quinta la favorita Isfand, ma ci torneremo in quel momento in curva. Ragazzi, Tomiko ha fatto una roba fuori dal mondo, stracorre Nikkei che va davanti, la mette sul ritmo, scappa, viene presa da Sanne Versetti che proprio sembra la gustava la vittoria, e il volo esterno di Tomiko è stato imparabile, veramente uno spettacolo, ha vinto le Ox da Maiden.